Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi vi parlerò di nuoto, dato che si stanno svolgendo proprio in questi giorni i campionati europei di nuoto e in vasca corta abbiamo avuto addirittura delle medaglie, un argento e un oro, quindi sono veramente contento di questo, anche perché il nuoto per me è una parte fondamentale della mia vita. È vero che adesso non mi sto allenando come vorrei per la bambina che è arrivata in casa, però insomma sono abbastanza sicuro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane riprenderò. Di che cosa vi voglio parlare oggi? Vedendo nuotare i grandi campioni, i professionisti, appunto nei campionati europei di nuoto in vasca corta, mi sono reso conto ancora di più di quanto sia importante l'equilibrio in acqua. Questo perché? Perché un buon equilibrio permette ovviamente di offrire una minor resistenza all'avanzamento, e questo l'ho sempre detto, l'abbiamo sempre ripetuto su questo canale, ma soprattutto permette anche un affaticamento minore, perché le gambe devono battere molto meno rispetto a una posizione ovviamente sbagliata. Questo che vuol dire? Vuol dire che quando il nuotatore è messo bene in acqua, nella posizione più orizzontale possibile, le gambe del nuotatore durano meno fatica a mantenere il corretto assetto, il corretto equilibrio. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che sulla lunga distanza un nuotatore che ha un buon assetto sicuramente si stancherà meno. Nel triathlon è inutile dire che una gambata più efficace data da un equilibrio in acqua ottimale porterà l'atleta nella fase successiva della bicicletta ad avere le gambe sicuramente meno appesantite. Quando si parla di equilibrio di un nuotatore in acqua bisogna sempre tenere presente qual è il punto, il centro di galleggiabilità di un nuotatore. Ovviamente sono i polmoni, voi dovete considerare questa zona qua come se fosse un grande palloncino, appunto i polmoni sono pieni d'aria e quindi mantengano la parte alta del corpo più alta rispetto alla parte bassa del corpo. Infatti l'addome, il bacino e tutte le gambe tenderanno sicuramente, se non avete un buon equilibrio, ad affondare. Quindi che cosa fa il nuotatore che è messo male in acqua? Per riequilibrarsi cerca di battere più velocemente le gambe. Questo ovviamente è corretto, ma non è il modo migliore per riposizionare il corpo del nuotatore perfettamente in equilibrio con l'acqua. Battendo velocemente le gambe ci si stanca. In una gara sprint questo ovviamente ha poco senso, cioè in una gara sprint non si vede molto, non si sente molto la stanchezza del nuotatore, ma in gare molto lunghe di endurance e ovviamente nel triathlon un assetto sbagliato, una gambata molto frequente e veloce sicuramente si ripercuoterà sulla stanchezza dell'atleta. Il modo migliore per controbilanciare l'affondamento della parte bassa del corpo, quindi addome, bacino e gambe, non è tanto quella di battere più velocemente le gambe, l'abbiamo detto è sbagliato, ma semmai lavorare sulla parte alta del corpo. Quindi si può controbilanciare l'affondamento delle gambe abbassando la testa rispetto ovviamente al pelo dell'acqua, cioè se questo è il pelo dell'acqua, diciamo, noi cercheremo di affondare leggermente la testa. Un altro metodo che tutti gli allenatori consigliano è quello di fare bracciate molto lunghe che spostino molta acqua e che creino una depressione sull'anteriore. In questo modo, la testa abbassata, una bracciata molto lunga che scivoli, che cerchi di allungarsi in avanti, sposterà ovviamente il centro di galleggiabilità leggermente più in avanti. In questo modo, ovviamente, sarà più facile rimediare all'affondamento delle gambe. Una cosa che non dovete mai fare quando vi accorgete in gara o in allenamento che la parte bassa del corpo sta affondando è quella di alzare la testa. Ovviamente, se voi alzate la testa, tutto il corpo andrà ad abbassarsi e in questo caso peggiorerete enormemente la vostra situazione. Un consiglio che do ai triatleti o a chi nuota in mare aperto: attenzione, quando siete in gara e andate a cercare la boa con lo sguardo, quindi alzate la testa, quando voi alzate la testa fate al massimo una, due, tre bracciate, non di più, e abbassate subito la vostra testa, perché la testa fuori dall'acqua altera in modo drastico il vostro equilibrio sul pelo dell'acqua, rende meno efficiente la nuotata e vi stancate prima. Quindi si cerca la boa con gli occhi e si riabbassa subito la testa facendo magari anche un colpo di gambe più energico per cercare di riequilibrarsi. Va bene ragazzi, questo è molto importante anche perché poi nel triathlon dobbiamo andare a
a correre in bicicletta e poi a correre su strada a corsa. Quindi cerchiamo nel nuoto di non disperdere troppe energie, visto che è la prima delle tre frazioni. Ok ragazzi, magari nel prossimo video vi do anche degli esercizi più specifici da fare in vasca, ora che siamo nella fase invernale, per cercare di lavorare meglio sull'equilibrio. Bene ragazzi, per oggi direi che è tutto. Ah, dimenticavo, vi devo dire chi è il vincitore della sfida. Infatti nel video prima di questo, oltre a farvi gli auguri, ho messo in palio anche il GPS Bottle Cage per andare in bicicletta. La risposta da dare alla domanda quante tappe in carriera ha vinto Fausto Coppi al Giro d'Italia, la risposta esatta è 22 e questa risposta l'ha data Edoardo Mangili. Quindi Edoardo Mangili, inviami i tuoi dati alla mia mail che trovi qua sotto in descrizione, in modo che io possa spedirti il dovuto, il premio. Quindi bravo, bravi anche tutti gli altri che hanno indovinato. Ci sarà sicuramente un'altra lotteria, un altro contest, un altro premio in palio per voi, magari alla prossima sfida. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like che salverà questo canale, no scherzo, insomma mettete un bel like se vi è piaciuto, altrimenti fate quello che volete. Ok ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!